I ghoul, i divoratori di cadaveri. Il ghoul è una tipologia di spirito necrofago, appartenente al popolo dei Jin e quasi esclusivamente di sesso femminile. Vive nei deserti, ma anche nei sepolcri, banchettando spesso con la carne dei morti, ma non disdegna quella dei vivi. Questo simpatico necrofago è la personificazione del terrore del deserto, ma molti studiosi pensano sia l'evoluzione della figura di Gallu, demone mesopotamico famoso per aver rapito la divinità Damusi per portarla nel regno dei morti. Ignota l'etimologia del sostantivo ghoul, anche se alcuni ritengono che il termine derivi dalla radice araba ghoul, catturare, afferrare, secondo l'Oxford English Dictionary, mentre altre fonti indicano come significato dell'ipotizzata radice uccidere. Il ghoul è presente in molte storie fantasy e horror, e addirittura ha influenzato l'astronomia, dando pure il nome a una stella, Al-Ghol. L'idea della ghoul come abitatrice dei cimiteri che si nutre di cadaveri è ben precedente alla versione delle Mille e una notte di Antoine Galland, il quale si prese molte libertà nella sua traduzione. Nel racconto Storia di Sidney Newman, presentò la ghoul come mostro che dissotterra i cadaveri dei cimiteri per nutrirsene, e gli autori successivi ripresero le caratteristiche cannibalistiche di tale djinn. Nella saga di The Witcher, i ghoul sono creature dotate di intelligenza, ma estremamente pericolose. Vivono in branchi e pare che siano delle persone maledette a causa del cannibalismo, una situazione non molto diversa dal Wendigo. Ed è grazie ai ghoul se oggi abbiamo i classici zombie affamati di carne umana. Da schiavo senza cervello a cadavere antropofago, il primo a introdurre questo meraviglioso ibrido fu George Romero, nella Notte dei Morti Viventi. Nel manga ed anime Tokyo Ghoul si parla dei ghoul come esseri dalle sembianze umane, ma quando il loro organismo necessita della piena potenza, assumono un aspetto caratterizzato da occhi neri con iridi rosse, detto Kakugan, e un kagune, cioè un organo predatorio utile sia per l'offesa che per la difesa, specifico per ogni ghoul. In altre situazioni riescono a confondersi tra le persone normali. La condizione di ghoul non impone la non esistenza di valori morali. Infatti, queste creature possono decidere di sfamarsi aggredendo individui inconsapevoli, oppure di cibarsi della carne di coloro che hanno scelto di togliersi la vita, in modo da non causare scompiglio nel distretto di appartenenza. Alcuni di loro praticano anche il cannibalismo, ovvero la pratica secondo la quale un ghoul si ciba della carne di un altro ghoul. Si dice che questo sviluppi in loro capacità superiori a quelle degli altri, ma li porti alla pazzia. Nella saga videoludica Fallout vengono chiamati ghoul i soggetti umani che hanno subito l'effetto della lunga esposizione alle radiazioni provocate dalle bombe atomiche sganciate sul suolo americano il 23 ottobre 2077. Questi umanoidi hanno una voce rauca, occhi neri e la loro pelle sembra staccarsi, come se fosse ustionata. I ghoul sono molto più longevi degli esseri umani e talvolta degenerano in ghoul ferali, che a seguito di un'esposizione maggiormente prolungata perdono la ragione e diventano simili a bestie. Sono inoltre immuni alle contaminazioni radioattive e sono sterili. I ghoul dotati di intelletto subiscono pesanti discriminazioni dagli umani non contaminati, vivendo un'esistenza di stenti e di odio. Non mancano comunque figure positive, come Sharon, il capitano Zhao e John Hancock, che hanno conquistato il cuore dei giocatori. Nel romanzo Il figlio del cimitero di Neil Gaiman, i ghoul si radunano in una città sotterranea, o comunque altra, rispetto al mondo dei viventi e dei defunti ordinari. Vi accedono mediante un portale rappresentato in ogni cimitero da una tomba più rovinata dalle altre. Sostengono fra loro conversazioni pompose e al contempo irriverenti. Anche in questo caso si cibano di cadaveri. Infine, nella rivisitazione di Gaiman, essi temono i Gaunt della notte, creature volanti di origine lovecraftiana, e i mastini di Dio, come la signora Lupescu, istruttrice del protagonista. I membri della band heavy metal svedese Ghost sono caratterizzati dal più totale anonimato. Mentre il cantante, noto come Papa Emeritus, è pesantemente truccato in volto, gli strumentisti sono noti solo come Nameless Ghoul, ghoul senza nome, e portano delle maschere.
In Helsing, i ghoul sono degli esseri umani non vergini trasformati dai vampiri e hanno molto in comune con gli zombie. Inoltre, ghoul è anche una creatura presente in numerosi giochi di ruolo, come Dungeons & Dragons, Pathfinder o Call of Cthulhu. Nel mondo di Dragon Age, i ghoul sono le vittime in stadio avanzato della misteriosa corruzione, una malattia che porta alla follia e morte chiunque ne rimanga colpito. La prole oscura è la principale portatrice, mentre i custodi grigi sono persone resistenti alla corruzione e sfruttano questa abilità per percepire e combattere la prole oscura. Quando però iniziano a manifestarsi i segni della malattia, i custodi decidono di suicidarsi eroicamente, combattendo i mostri nei tunnel sotterranei. Le donne ghoul subiscono un destino peggiore degli uomini. Mentre i secondi muoiono, le prime vengono costrette a ingoiare cadaveri corrotti fino a diventare madri della nidiata, orribili api regine che figliano decine di proli oscure al giorno. Dulcis in fundo, anche la saga di Harry Potter presenta dei ghoul. Sono creature innocue, simili a orchetti viscidi con denti sporgenti. Di solito i ghoul vivono nei granai o nei solai dei maghi, ma qualche volta si trovano anche in case di babbani. A quel punto la Task Force Anti-Ghoul lo rimuove. A volte possono diventare anche degli animali domestici per i maghi. Insomma, chi non vorrebbe una creatura grottesca con cui giocare in soffitta? Nel libro, la famiglia Weasley ha un ghoul nella sua casa, divenuto ormai parte della famiglia.